terapeutica artistica è un percorso che nasce nel 2004 all'interno dell'Accademia di Belle Arti di Brera, fondamentalmente la creazione di percorsi che possono essere o individualizzati, quindi per persone che decidono singolarmente di intraprendere una propria ricerca personale per svariati in realtà bisogni e per diversissime tipologie, oppure percorsi di gruppo. Io quindi mi trovo con gruppi di ragazzi che in questo momento seguo da diversi anni, sono gruppi con diverse fragilità, difficoltà motorie, difficoltà cognitive o anche semplicemente periodi di malessere o di bisogno che porta la persona o le persone in un gruppo a sentire e nutrire il desiderio di sperimentarsi. Quindi mille domande, sarò capace, ce la farò, non l'ho mai fatto prima, sono sempre le stesse, quindi non cambia niente l'età, le domande sono sempre le stesse, tempo il primo mese scompaiono. Scompaiono perché fondamentalmente se all'inizio si ha una sensazione un po' così di estraneità rispetto a quello che è lo spazio laboratoriale, dopo un mese ci si sente fondamentalmente a casa. E giusto questa settimana abbiamo ripreso i laboratori in presenza. Dopo mesi che comunque sono stati, devo dire, molto creativi, perché ritrovarsi dall'oggi al domani a lasciare la scuola, lasciare i laboratori, chiudere gli armadi e a dirsi ci rivedremo non sappiamo quando, è stato all'inizio molto difficile, ma poi ha aperto veramente delle strade che non pensavamo di poter percorrere. La mia frustrazione derivava da un pregiudizio e da un'informazione sbagliata che associava al mondo della moda principalmente lo stilista. In realtà il mondo della moda è davvero molto molto ampio. Posso dire che non credo che sia un mondo... un mondo solo per donne, anzi, nella moda i più grandi stilisti sono stati anche uomini, sono stati soprattutto uomini, però è anche vero che se nella parte più creativa, quindi nella parte che riguarda il design, uomo e donna si equivalgono, nella parte produttiva è vero che sono per la maggior parte donne. E ho preso contatti anche ultimamente con un'azienda del territorio che produce ginseria e che ha, come tantissime aziende grandi, tantissimi scarti di produzione. In realtà piccole come la mia possono con la creatività riuscire a creare dei prodotti innovativi o comunque pensare a un riciclo. Io ho fatto con questa associazione che si occupa ancora principalmente di accoglienza di donne immigrate. Invece vorrei prendere contatto con delle aziende che parte dei loro dipendenti li recuperano e comunque li prendono da associazioni che hanno formato persone in fragilità e gli danno la possibilità di ricrearsi, di darsi un'altra possibilità. Io ho vissuto con una donna che era un'artista. A prescindere dalla fama e dal successo che possa avere raggiunto, ha sempre vissuto con grandissima contraddizione ogni momento strappato alla famiglia, al dovere, al lavoro, per potersi esprimere. E tante volte la vedevo proprio, mia mamma si chiamava Chiara Bolzoni, è scomparsa nel 2008, la vedevo proprio molto tormentata. E io come figlia mi sentivo un po' in colpa e un po' mi faceva anche rabbia, devo dire la verità, perché dicevo, insomma, fin di conti siamo i tuoi figli, no? Per cui a mia volta da bambina e da ragazzina pretendevo da lei, e una donna comunque deve sempre guardarsi intorno. Io sono partita dal giornalismo e poi in qualche modo sono stata avvicinata da alcuni artisti che mi hanno chiesto delle presentazioni. Ecco, questo è quello che io ho fatto. È facile studiare la storia dell'arte, quella con i grandi nomi, e poi trovarsi però a dover leggere la storia d'arte del contemporaneo. Non ci sono filoni, non ci sono scuole che aiutino un po' in questa lettura. Io personalmente ritengo che l'esperienza vada fatta di persona. Ha senso andare a vedere o muoversi, cambiare città, entrare in un museo anche solo per vedere un'opera, secondo me. Però deve esserci l'esperienza, perché è diverso. Io ho un sacco di DVD, ma alla fine quello che mi ricordo è veramente quello che io ho visto. Ho visto con i miei occhi, respirando la stessa aria delle opere. Il fondamento del mio lavoro è la fiducia. Quando tu entri in contatto con le persone, ti raccontano la loro vita, io so
vai a casa loro, quindi ti aprono la loro casa e ti raccontano, quindi si diventa quasi un confidente. L'ABI ha varato una carta per colmare questo gap tra uomini e donne l'anno scorso. A livello impiegatizio, i dipendenti del settore bancario sono quasi la metà femminile, quindi un 45-90%. Peccato che a livello di donne CEO sono quasi inesistenti, bassissima la percentuale. E la mia banca in particolare è un po' diversa perché non c'è differenza tra stipendi tra uomini e donne, quindi assolutamente siamo tutti equiparati allo stesso modo. Il fatto di essere donna ti facilita perché forse in base al carattere riesco a entrare in empatia con i clienti e quindi a conquistarmi la simpatia, la fiducia dove si può. Dall'altra parte, e mi è capitato di più in passato, il fatto di essere donna devi dimostrare di più, cioè di essere più capace, perché sono soprattutto all'inizio un po' prevenuti. Danzare per me fu un sogno così lieve ed impossibile che ancora oggi mi emoziona verbalizzare. Il mio corpo era fermo, supporto della testa, passeggero della nave nella mia intelligenza. Scoprii il movimento da ragazzina esonerata da ginnastica perché è troppo timida. Funzionò che arrivo direttamente al cuore delle cose, di ciò che succede, senza che mi passi dalla testa. Io ho lavorato con le tenute nella sezione femminile. Allora ero una artigiana creativa e quindi avevo portato l'arte, nel senso dell'artigianato artistico e creativo, e loro non la danza terapia perché l'ho incontrata più tardi. La cosa potente della danza terapia che mi piace e mi piace ancora e mi emoziona è che ciascuno trae ciò di cui ha bisogno. Per poter andare verso l'altro e creare un ponte significa prima di tutto fare spazio dentro di sé, andare verso l'altro senza volerlo modificare, agire dalla parte sana che ciascuno di noi ha, per quanto confuso possa sembrare. Tutti gli studi bellissimi che avevo fatto, gli anni in accademia, gli anni a studiare storia dell'arte, erano tutti dentro di me che ribollivano e non bastava il tempo libero. Tutto questo doveva diventare un lavoro perché potessi essere me stessa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non nel tempo libero da un lavoro vero, che non vuol dire niente. Allora il mio lavoro vero doveva diventare essere quella che sono e quindi insegnare arte, fare arte e farlo tutti i giorni. Ho proprio deciso che ci sarei riuscita e quando lo decidi poi lo fai, è incredibile. Differenze fra bambini e adulti, spero di non offendere nessuno ma non ce ne sono, neanche tra maschi e femmine. Faccio vedere il mio acquerello, gli dico: in 2 ore farai anche tu questo. No, non è possibile, io non sono capace. Tutti, bambini, adulti, tutti. E invece basta mettersi lì pian pianino, io li guido ovviamente, sono lì apposta, e alla fine lo fanno. E lasciarsi andare e vedere che pian pianino, passo dopo passo, riesci a fare una cosa che assolutamente pensavi non saresti in grado di fare, non te lo sto spiegando a parole, ma lo stai vivendo tu con il tuo fare e quindi ti arriva molto più potente. La passione ti porta a pensare solo di fare quella cosa. Io ho cominciato a dire: perché invece di mandare il curriculum come segretaria non mando il curriculum come insegnante di danza? Cioè, quando tu sei allievo, sei lì e guardi l'insegnante, come dicevo io, rubi, quindi gli rubi il movimento, l'espressione,
Quando sei insegnante sei il contrario, tu che stai dando qualcosa e speri che quelli dietro di te rubino. Poi è ovvio che fisicamente c'è qualcosa che alla femmina può venire più facilmente che al maschio, ma per una questione di anatomia. Ma per il resto veramente non c'è differenza. E durante il Covid devo dire che sono stata molto contenta perché, e dicevo alle mamme, non sanno cosa fare, gli metti il mio cellulare, la bambina vede me che in casa faccio determinate cose usando le sedie, gli armadi, cose che potevano avere a casa anche loro, messo come gioco, e una volta a settimana loro si facevano la loro danza. E devo dire che veramente ha funzionato, perché a giugno, quando ci hanno dato l'ok per ripartire almeno all'aperto, su 100 allievi 90 erano lì. La multidisciplina è proprio innata in me da quando ero proprio una bambina. E mi ricordo una frase della mia mamma che mi diceva, perché ho falsificato io la firma della mia mamma per correre in bicicletta, e gli ho detto: mamma, correrà in bicicletta, da sa spaccare la crapa. La passione per qualcosa di diverso ha fatto sì che io nel ciclismo sono stata veramente molto fortunata, perché ho girato mezzo mondo, ho vinto 2 medaglie d'oro alle Paralimpiadi, che è la mia passione proprio con i ragazzi diversamente abili. Ogni volta che io vedevo una persona in difficoltà motoria o qualcosa, mi veniva l'approccio di andare a chiedergli: ma perché non vieni a fare qualcosa con noi? Quello che è nato 4 anni fa anche col discorso del calcio non vedenti. Ed è bellissimo, perché lì capisci quanto noi siamo limitati. Dove noi abbiamo un ragazzino di Pianego che è ipovedente, però deve mettere le bende, deve mettere lo scotch, deve mettere la mascherina nera. E da 3 anni a questa parte ha migliorato tantissimo la propria accezione, il fatto di capire il proprio corpo. Impari a percepire solo con il respiro cosa vogliono dire le persone, come stanno le persone. Nel calcio non c'è ancora professionalità nella mentalità delle ragazze, specialmente quelle giovani. Mangiano male, fumano, e un atleta, se vuole arrivare a certi livelli, deve fare uno stile di vita un po' diverso. Qualche volta dobbiamo avere anche il coraggio di fare determinate scelte e di vederci in un modo diverso. Dobbiamo cercare di dare quello che è bello del nostro con l'educazione, che secondo me l'educazione non guasta mai.